Buongiorno a tutti. Il vescovo Fulton Sheen fu un predicatore americano molto famoso. Ha raccontato una storia molto bella. È successo in un villaggio in Cina negli anni 50. I comunisti hanno invaso il villaggio, hanno vietato le persone a praticare la sua religione. Sono andati in chiesa, hanno preso le ostie dal tabernacolo e le hanno buttate per terra. Una ragazzina ha saputo questo. Allora ogni giorno lei di nascosto andava in chiesa, si inginocchiava per terra e faceva la comunione con una delle ostie. Ogni giorno tornava e faceva lo stesso. Ma un giorno un soldato comunista ha saputo questo. La prossima volta che lei è andata, questo soldato aspettava con il suo fucile. Quel giorno la ragazzina ha fatto la sua ultima comunione. Fulton Sheen racconta che questo fatto, questo esempio, l'ha aiutato a rivedere il dono dell'Eucaristia, della Messa, della Comunione, dell'Adorazione, a vederla con occhi nuovi. Noi, grazie a Dio, viviamo in tempi di pace. Non siamo perseguitati per la nostra religione, ma forse la nostra pratica è diventata un abito, qualcosa che facciamo, non un incontro con il grande amico. Nel Vangelo di oggi vediamo Gesù che offre alle persone, alla gente, il dono più grande che può dare, che è l'Eucaristia. Loro non capiscono, si girano e vanno via, non hanno capito il dono. Allora io mi posso chiedere, davanti a questo brano del Vangelo, ma io ho capito il dono, io so cos'è il dono dell'Eucaristia. La cosa importante è ricordare che è un incontro con il grande amico che entra nel mio cuore con la sua luce, la sua forza, il suo amore. Allora, quando io dico Amen, nel momento di ricevere la comunione, questo sarà sempre nuovo, un grande atto di gratitudine e di amore. Vi auguro una domenica stupenda, che Dio vi benedica.